visto che avete 2 milioni e mezzo di euro e dal 31 luglio, da luglio al 31 dicembre 5 milioni di euro finanziati dal Ministero per i costi effettivi, ovviamente, perché tutti devono essere pagati, per quale motivo non si dà, non si fa una convenzione con la Croce Rossa Italiana anche da un punto di vista sanitario, ok, per verificare la situazione? E poi ha sentito cosa ha detto? Ma ha sentito cosa ha detto? Il rappresentante delle istituzioni ha sentito cosa ha detto? Faccia fare gli interventi. Faccia fare gli interventi. Io non posso chiamare l'autoambulanza perché c'è la gente accoltellata nei giardini. Allora, come ho fatto 2 settimane fa. L'ex sindaco Moratti interviene e dice: i clandestini normalmente delinquono. Che ce frega! Di cosa è successo con la Moratti? Ma che ce frega! Chi roba la russa? Assessore! Allora, possiamo intervenire o no? I cittadini elettori della Lega, sono i virgolettati, hanno detto dobbiamo fare i rastrellamenti casa per casa. Ma cosa c'è, diceva? È allora consigliere Ancona, non può disturbare così il consiglio. Ma lui non può dire cosa fa. Lei non può intervenire. Se Milano, una città di 1.200.000 abitanti, non riesce a fronteggiare un'emergenza di 300 profughi o cosiddetti profughi, anche su questo possiamo discuterne, allora vuol dire che siamo veramente messi male. Secondo me, se c'è un'emergenza, se si vuol fare veramente della carità, la si fa quando si è attrezzati. L'esasperazione sta montando e qualcuno sta organizzando, non la Lega, quindi i cittadini spontaneamente stanno organizzando, hanno organizzato una squadra che faranno delle ronde, perché non ne possono più. Tornano le ronde a Milano, visto e considerato che il progetto e la tutela sulla sicurezza della giunta Pisapia è un vero flop, e quindi nella zona di Porta Venezia l'ASCOM Porta Venezia si tutela da solo utilizzando dei pensionati e anche molti giovani per quanto riguarda il monitoraggio delle zone più sensibili. Sarà l'ASCOM, l'associazione dei commercianti? Esatto, esatto, sarà l'ASCOM gratuitamente. E cosa ne penserà il comune? Sinceramente non ci interessa. Si è tornato a parlare di ronde, quindi questa situazione è arrivata a un livello di esasperazione tale. Ma io credo che il quartiere alla fine, in realtà, fino ad oggi abbia dimostrato grande pazienza, grande collaborazione. Poi ci può essere sempre qualcuno, diciamo, che estremizza questi ragionamenti. Non è questo quello che mi preoccupa in questo momento, il problema è che mi preoccupa l'assenza di risposte nazionali.